progetto che abbina la moda e il peperoncino, la gastronomia e la cultura del Made in Italy della moda. È una prima esperienza, mi pare che sia stato un grande successo. Abbiamo presentato degli abiti, delle creazioni dello stilista Claudio Greco di Cosenza, c'è stata una sfilata di gioielli, quindi è stata una serata che ha confermato che l'abbinamento fra la moda e la gastronomia è possibile. È chiaro che la gastronomia significa gastronomia calabrese all'insegna del peperoncino, che è grande protagonista del cibo e delle pietanze made in Calabria. Una prima edizione credo sia andata bene, molto molto piccante è stata, anche perché avevamo questa showgirl, una grande presenza in toto, che è Silvi Lubamba. Ringrazio veramente il presidente Enzo Monaco, perché veramente fa tanto per la nostra terra, porta questa accademia in tutto il mondo, in tutto il mondo. Con orgoglio ho lavorato su questo vestito, è un vestito che è degli anni 60, un tessuto in seta di pizzo, e dove io ho costruito con i peperoncini di polisterolo e poi dipinti da me, e niente, c'è stata questa mini sfilata, mini collezione mia, e c'è stata anche una sfilata di gioielli, e è stata una serata gradevole. Sono molto contenta di essere io la prima presentatrice della prima edizione del Fashion Honoree Chili, ideato, scritto e diretto dal mio carissimo amico Claudio Greco, che conosco oramai credo da 15 anni, quindi speriamo che sia di buon auspicio sia per la mia professione, sia per la regione Calabria, sia per Diamante, che è bellissima, stupenda, e che consiglio a tutti di venire a visitare. Quelli del nord devono venire a visitare la Calabria, ma soprattutto Diamante, la città del peperoncino, e chi meglio di una piccante, vivace poteva essere qua a presentare l'evento. Io, Silvi Lubamba, di Rosso Vestita. Il mio rapporto con il peperoncino direi che è praticamente ottimo, in quanto io, essendo di origine africana, come sapete, come ben sapete, in Africa si fa uso e abuso del peperoncino. A me piace tantissimo, e poi è anche, sotto certi aspetti, terapeutico. Fa bene il peperoncino, mette anche di buon umore.